C'è un po' di sesto, da riempito, cose nuove, persone nuove. Oppure è un po' di per diretto, cioè non è una registrazione. Sì, appunto, dicevo che c'è una cosa che ci sta. E poi dicevo che ora sta qui, che fa un po' che è messo. Dimmi quando va, non ti dice mai quando è partito. Partito! Bene cari amici, siamo qui a Faenza, al Super Sound di Faenza 2012. Oggi è sabato. Puoi inquadrarmi un attimo? Puoi inquadrare un attimo a noi? No, perché c'avevo un'età. Scusa, posso lasciarti un attimo? E stavo dicendo che quest'anno noi di Saiuz Web Radio, non so se mi sentite lì con la sua camera e col microfono, grazie Saiuz, siamo appunto quest'anno, devo dire tutto quest'uomo, con il grande Luca, con le magliette di Saiuz. Una cosa che poi... amo, scusa se vai, no, Luca è la professionalità del nostro sì. Savoir-faire, del saper fare. E siamo in questo splendido bar vicino appunto al municipio, nonché il teatro qui di Faenza, in provincia di Ravenna. Tutto bene, caro Luca? Esattamente, qui aspettando l'inizio del Super Sound di Faenza, per l'appunto. Esatto, dopo aver ritirato i pass e dopo aver anche guardato un po' del centro con, diciamo così, lo splendido mercato, qui non abbiamo visto nulla. Infatti abbiamo perso anche, infatti stanno sbaraccando il mercato, esatto. Questo termine aulico per cui mi piace sempre perché, vedere che lo so. Perché piglia l'aulin, allora. Aulico. Con il nostro Saiuz che sta facendo le riprese. Spero che non vi offendiate se sorseggiamo, esatto, questo caffè. Ovviamente Gianluca ha preso l'ottava pasta da questa mattina, ma anche questo lo dico io. Ma... l'ha divisa in quattro per noi, perché non ha pensato solo a se stesso. Incredibile. Esatto, in quattro perché lui non ha pensato a due. Quattro perché chi prima mangia, più ne mangia. E quindi cari amici da Faenza, vi invitiamo. Scusami, il caffè della Molinella è veramente eccezionale, potremmo fare veramente uno sport, perché è il secondo che prendo. Sì. Caffè della Molinella, è scritto qua, c'è anche l'altro lato. Presso il bar, zoom, grazie amici. Mi togli quando faccio lo zoom. Beh, hai ragione. Vabbè, ma noi non sappiamo così. Il bello della diretta. Non è diretta, non è registrata. Esatto. Va bene, dai. Oh, ne ho toccati due, quindi due aspettano me. Voi stanno tutti sopra, anche già che ci sei, non lo so. Quindi, cari amici, vi vediamo con noi a questa splendida giornata assieme qui a Faenza. Buongiorno. Del Super Sound. Quindi benvenuti con noi e adesso a dopo. A questa lauta giornata. Bene cari amici, siamo qui al Super Sound di Faenza, in provincia di Ravenna, e appunto per questa tre giorni eccezionale, il 28, il 29 e il 30 settembre, noi di Saiuz Web Network, con il vostro caro Gianluca, che vi dà un calorosissimo benvenuto qui con queste grandiose band, nonché web radio, web tv, che saranno appunto questi giorni da Faenza, dal Super Sound. Ringraziamo tutti gli amici che in questo momento lo stanno passando per farci fare la registrazione e li ringrazio di cuore, da un benvenuto, un saluto a tutti. Grazie. Grazie. Naturalmente vi ricordo sempre il www.sciencewebradio.net con il vostro Gianluca e il grande Vidigo Luca. Saluto a tutti ragazzi, vedo che la gente si butta giù dalla finestra pur di non passare, seguiteci con noi oggi qui al Super Sound di Faenza 2012. Ciao! Bene cari amici, siete sempre qui con Gianluca di Saiuz Web Network, quindi Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, da Super Sound di Faenza. Vi abbiamo salutato prima, cari amici, vi ricordate cosa abbiamo detto? E ora abbiamo con noi un graditissimo ospite, qui andremo a fare un paio di domande e parleremo appunto di musica, sempre, naturalmente, per quello che riguarda il Super Sound. Abbiamo con noi Red! Ciao Red! Diciamo subito che io adesso devo parlare bene italiano. Prima parlava trevisano, adesso parla italiano, quindi anche io la lezione, insomma, non ce la farò. È vero, chiedo scusa a Red se non sono stato corretto nel dirgli guarda che poi c'ho lo switch off e switch on da Trevisan all'italiano. Cioè, bene, abbiamo anche già lo telefoniamo in diretta. Ciao Red, è un piacere vedere. Ciao Luca. Il nostro visto che vi muovete già bene, siete già subito. Ci siamo già insinuati dentro il comune, sono andati subito a fastidio.
come da spirito di Science Monk. Okay. Ecco, bene, Red, allora raccontaci e parlaci un po' intanto di quello che di cui ti occupi appunto e di quello che abbiamo sentito poc'anzi nel tuo intervento. Diciamo che oggi abbiamo parlato con dei musicisti, no? Ragazzi giovani che hanno voglia di fare delle cose, stanno cercando la loro strada. Non è facile perché il musicista insomma è un vecchio lavoro per non essere facile. E quindi così abbiamo raccontato le nostre esperienze, non voglio dire consigliato, non voglio usare questo termine, abbiamo raccontato le nostre esperienze soprattutto come approcciarsi al web, quali possibilità oggi il web, abbiamo parlato di Facebook, dove ci sono applicativi, ci sono situazioni che si possono sfruttare e quindi possono essere il primo canale, il primo passo verso quello che può essere poi il loro futuro musicale, che può essere mainstream, indipendente, eccetera. Infatti in merito ricordo un po' anzi ti sentivamo dire questa cosa dello sfruttare il web come naturalmente diciamo così luogo per ampliare i propri contatti e le proprie cose. E in merito magari ricordaci anche il vostro sito, la vostra pagina web dove i nostri cari amici musicisti che peraltro abbiamo anche nelle nostre trasmissioni in diretta dei lunedì sera possono eventualmente contattarvi o da cui attingere. Prego. La società che io sono un po' diciamo, il presidente della realtà, si chiama Inclab Italia, che è inclabitalia.it, però all'interno di questa struttura poi c'è un'altra struttura che è un'etichetta discografica, che è una casa editrice, insieme a Max Monti, che è un genitore abbastanza noto, di cui ci occupiamo di quel tipo di persone. Stiamo così, ho obbligato Max Monti, ha detto nella vita, quindi ricordiamo www.inclabitalia.it e non ci troverete niente che riguarda se invece andate su il mondo di Red all'interno delle pagine di Facebook, benissimo, lì invece parleremo di musica e cercherò di tra virgolette consigliare o comunque di raccontare le nostre esperienze per vedere se si può fare qualcosa in più anche per i musicisti. Certo, ed aiutarci. Di felice, sì, lo so. Non è che non inventiamo niente, diciamo. No, io ho già detto oggi una parola importante che è stata cosa importante per me, come dire, se oggi un prodotto in Italia riesce ad avere successo dal web è un miracolo. Cioè, quindi non stiamo parlando di cose che tutti i giorni possono capitare, può succedere, ma lo dobbiamo mettere, inserire nel reparto di miracoli. Non è così facile. Che soprattutto c'è il sito lavoro e non è che cade dal cielo. No, abbiamo strategia, ci sono tante strategie che si possono usare. E sicuramente Facebook non le ha create per i musicisti perché ai tempi c'era MySpace e ci auguriamo che questo possa ritornare, la terra per le aziende, ma come ho detto anche oggi la nostra musica è un prodotto, perché noi chiediamo alla gente di comprare, quindi come prodotto dobbiamo fare in modo di renderlo prima di tutto un grandissimo prodotto esclusivo, importante a quel punto. Fondi la porta aperta perché adesso diciamo la cazzata, non so se diciamo perché io torno a Treviso, ma che c'è? Sai il regista, ci sono una telefonata, giovani! Bene, allora dai, noi ti lasciamo andare a pranzo questa l'ora, ti ringraziamo per il tempo dedicato. Grazie a voi. Speriamo anche che noi siamo sempre a disposizione in www.sciencewebradio.net con il nostro network. Ci sentiamo. E quindi ciao davvero, grazie a tutti, grazie a anche la Luca. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, continuiamo con il Super Sound da Faenza tutta la giornata insieme. Ciao. Immagino che tutti voi vi stiate chiedendo come
come faccio io, quale sarà il futuro della musica, è questo il tema. Io nella vita sono un ottimista, sicuramente si continuerà a fare musica, si continuerà a scrivere canzoni, si continuerà a portare dei progetti, quelli che arrivano dopo continueranno a ascoltare quello che è stato fatto prima, cercando di svilupparlo come succedeva da Mozart a oggi, per cui il grande tema, la grande piattaforma credo sia come sarà la musica, come faranno i musicisti a mantenere uno straccio di tenore di vita che consenta loro di fare il musicista e basta, perché credo che la grande differenza tra un musicista e un altro è quello che può vivere facendo musica e quello che invece è costretto a fare un altro lavoro. Un filosofo di cui forse avete sentito parlare, che si chiama Karl Marx, dice che l'uomo deve produrre almeno la capacità creativa, quindi che tradotto al nostro linguaggio vuol dire che se la mattina devi andare a fare l'impiegato alle poste, sarà più difficile la sera quando arrivi in cantina con i tuoi amici o quando sei davanti a un pianoforte o a un computer, scrivere qualcosa con la freschezza di cui avresti bisogno. Quindi in realtà il tema non è come facciamo a difendere le ricchezze dei grandi musicisti, il tema è come possono dei ragazzi che magari hanno fatto già qualcosa, che si sono segnalati, hanno un po' di pubblico, come possono questi ragazzi riuscire a fare musica senza dover andare alle poste e imbattersi nella frase di Marx che ho citato prima. Quindi credo che in questo senso è evidente che quello che deve essere una controparte ma che deve diventare un alleato è la rete. La rete è questo immenso pagliaio per cui ci sono dei meravigliosi anni e tanta confusione, però è una rete per la quale comunque se tu fai una cosa interessante può anche darsi che in Bielorusso, in Nuova Zelanda o in Canada qualcuno ti segua. Il problema è che oggi i tuoi competitor sono i bielorussi o i neozelandesi e i canadesi, quindi è più difficile e più affascinante. Io che partendo a una scuola passata, continuo a pensare che una delle soluzioni dovrebbe essere la musica dal vivo. Quindi dovrebbe essere la possibilità di suonare in posti dove, con tutto il rispetto per il mio non arriva il gestore che chiede se fai certe notti o se fai Coca-Cola, tanto per Marco Dicio. Riuscire a promuovere un salto di qualità per il quale, come in tutti gli altri paesi, la gente vede un locale, vede un gruppo che non ha mai sentito nominare e dice è abbastanza interessante perché io posso spendere 10 euro e andare a vedere qualcuno di cui non so nulla. Questo succede in Francia, in Inghilterra, non ne parliamo, in Germania, succede in tutta Europa, meno che in Italia. Quindi io credo che uno dei compiti degli operatori culturali, cioè quelli che stanno da questa parte della scrivania, sia quello di generare un'inversione di tendenza, cioè è anche bello andare a vedere un concerto di qualcuno per il gusto di stare seduti in un posto dove c'è qualcuno che suona, anche se non l'hai visto in TV, anche se non l'hai visto a Amici o a X Factor, come lo dice uno, Correo, in questo senso. Perché è bello sentire la gente che fa musica, e anche se magari ti piace il funk e sei un gruppo di metal, non è detto che tu non possa passare una bella serata senza per forza diventare fan di quel gruppo. Basta, io questo mi sentivo di dirvi, per il resto direi che mi devo ascoltare, non puoi. Vuol dire anche proprio l'essenza dell'intervento che vuole fare Tiziano adesso, che proprio quello degli operatori che fanno festival musicali per emergenti, far crescere questo ruolo e fare in modo che questo ruolo in qualche modo trovi voce nei network radio-televisivi, nelle istituzioni, in realtà che se non in qualche modo valorizzano questa grande realtà culturale che c'è dal nuovo musica giovanile emergente, che è un po' il passaggio successivo dell'indipendente, si rischia veramente che il futuro, come dire, della nuova musica sia molto schiacciato dai talent show e poco altro. Con questo siamo
siamo qui, io ringrazio anche i conoscenti per l'intervento e farò un applauso per essere venuto qui ad ascoltare i giovani che proseguono la salita e anche buon seguimento e buon lavoro a tutti. Ed era Matteo Dondi con appunto Some Dreams, questo pezzo diciamo molto molto country, quindi facciamo i complimenti a Matteo Dondi. Ma nel frattempo appunto mentre veniva trasmessa questa canzone sono passati da noi due fanciulli che ci hanno detto: guarda, noi siamo insomma una web radio. Sì, siamo una web network, cari amici, sono Gianluca di Sayuz Web Network, ringrazio questi nostri amici che appunto ci hanno dato la possibilità, siamo anche in diretta web naturalmente, vero cari amici? Assolutamente. E quindi ringrazio e saluto, do un calorosissimo saluto agli amici che ci ascoltano on web qui su Radio Fly Web. E naturalmente poi potrete vedere anche, perché ci sta riprendendo in diretta Sayuz direttamente, anzi più che in diretta naturalmente in registrazione, che poi i cari amici potranno anche guardare su www.sayuzwebradio.net. E io ti chiedo, allora, tu sei... Io sono Gianluca. In questa Sayuz, già questo nome è un po' strano. Sayuz che cosa vuol dire? Allora Sayuz dovremmo chiederlo direttamente dalla voce del titolare, nonché ideatore, nonché anche diciamo così creatore di tutto. È una sua distorsione mentale. No, scherzo. È un po' un suo richiamo a Soyuz, che è la vecchia navicella russa che era andata dove era andata, e no, era andata nello spazio, non nell'ospizio. E naturalmente, scusate la mia divagazione un po' alla... E naturalmente da questa distorsione un po' storica, anche perché lui era un vecchio web, non solo radioamatore, ma un radioamatore vero e proprio, col CB, vi ricordate, negli anni 60, il famoso Citizen Band degli anni 60, ha dovuto cambiare il suo nome, ed è questa cosa storica l'ha mantenuta. E quindi da qui Sayuz Web Radio, faccio un po' da portavoce di Sayuz, che è Rosario, il nostro caro amico che è dietro la web. E Gianluca, che cosa trasmettete? Sì. Musica indipendente? Sì, Sayuz Web Network si diciamo prepone come scopo iniziale, prima è nata come web TV ufficialmente, poi si è anche divulgata naturalmente anche come web radio e ampliata come tale anche con varie piattaforme e canali, e lo scopo principale è di dare spazio a tutti naturalmente in senso lato, quindi a tutti gli artisti non solo musicali ma di ogni genere. Però è ovvio che ultimamente siamo qui, stiamo parlando di musica, diamo spazio appunto, rispondendo alla tua domanda, ad artisti fondamentalmente emergenti, indipendenti ma emergenti, che hanno bisogno di un'ulteriore cassa di risonanza per dar voce alle proprie naturalmente fatiche, che noi sappiamo cosa vuol dire, e che io da pseudo musicista non mi arrogo la presunzione di definirmi tale, ma suonando batteria e chitarra e provenendo dal teatro so cosa vuol dire la fatica dell'artista. Mi volevi dire qualcosa? Sarà difficile intervenirmi. Allora svelaci qualche chicca di Sayuz, cioè della programmazione di Sayuz Web TV, adesso che ce la stai sponsorizzando, stai parlando, allora adesso voglio sapere un po' la programmazione di questa web TV. Allora, diciamo così, la programmazione un po' della web TV, naturalmente vi consiglio di andare su www.sayuzwebradio.net, che è il blog dove potrete scriverci, ma fondamentalmente che abbiamo anche qua, e appunto ricordiamo gli amici di casa, sono la rassegna stampa per quanto riguarda appunto questa rassegna che viene letta da una voce naturalmente in automatico, anche perché personalmente non potrei, cari amici, speriamo tutto. Bella come la tua. No, ti ringrazio, troppo così impostata, precisa. Io guarda, sono un cultore della dizione, per cui ammiro la tua voce. Strano che non si sente la mia provenienza, c'è il faccio trevigiano. Vuol dire che sei perfetto. Grazie, fidati. Tesoro, perché fidati. Non sei una bella donna. Scusate, non volevo farmi riconoscere. Allora, la rassegna stampa letta, cari amici, da una voce registrata tutti i giorni. La doppia vocale,
faccio anche i corsi di teatro. Naturalmente poi avevo percepito qualcosa, la sai. Ringrazio la collega, lei è molto gentile, molto buona. Non vorrei naturalmente rubarvi la scena e la rassegna stampa, io vi dico le cose un po' sommarie. Buongiorno a tutti cari amici, ben arrivati qui, salutiamo buonasera signora e quindi è nostra collega in realtà che, che arrossisce, lo so che metto in imbarazzo anche me stesso quando faccio queste caponerie. Pianeta Oggi TV, che è una nuova collaborazione che stiamo stringendo, quindi anche voi cari amici da casa, anche voi che volete collaborare con Saiuz Web Network, potrete mandare in onda le vostre di Londra, vi piace questa cosa, che non è a Londra, in London. So thank you very much for coming out tonight. You're welcome. Ladies and gentlemen, coming out from London. No, stiamo scherzando, potete mandare in onda le vostre cose su Saiuz Web Network. Quindi Pianeta Oggi TV è una nuova collaborazione che sta andando, ditemi se devo stringere. Tu vai, tu vai, grazie, ragazzi. Vai, vai, ti stringo io. Magari, guarda, vorrei perdere questi 10 kg e quindi cito questo Pianeta Oggi TV che va in onda alle 7, alle 2.30 e alle 20. Poi The Rock Band History da Gianluca, il sottoscritto, che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Questa settimana parliamo dei Queen, anche questa settimana in onda. Vedo da mezzanotte alle 6. Attenzione, sono le fasce orarie in cui va in onda. Beh certo, ma non è che sarai in diretta, se no immagino con questa voce che cosa combinerai. Anche se secondo me da mezzanotte alle 6, avendo capito che tipo è, cioè, sarebbe presto avanti, Bravissimo, non bevo, non fumo, non mi drogo, non faccio sesso. Sì, vabbè, non lo so, per cui va male, sì, lo so. Per cui non ho bisogno perché sono già così. No, in effetti va in onda, quindi non è in diretta, ma va in onda. Peccato, guarda, peccato. Peccato, a mezzanotte, alle ore 6, alle 12, alle 18, quindi ogni 6 ore per ben 4 volte al giorno vi aspetto con The Rock Band History, la storia delle rock band che hanno fatto grande il rock nei decenni calcando i palcoscenici di tutto il mondo. Stiamo parlando dei Queen anche questo mese e questa settimana abbiamo parlato dei Dire Straits, gruppo a me carissimo della mia adolescenza da cui provengo. Ho parlato naturalmente della triade che secondo me hanno fatto grande il rock, che sono i Led Zeppelin, i Deep Purple e i Black Sabbath, che scusate, io ho la pelle d'oca quando nomino perché fanno parte secondo me della base musicale rock, hard rock, nonché heavy metal per quanto riguarda poi lo futuro che ebbe quel genere di musica da fine anni 60 in poi. Gianluca, sì, scusa. Noi credo che dobbiamo mandare un pezzo, vabbè, che comunque c'è l'ultimo appuntamento che i due compari, che i due compari tutti i lunedì dalle ore 22. Esatto, questa è la nostra trasmissione diciamo di punta, perché è quella che va in diretta web, quindi web radio, web tv, dove io ho degli ospiti e artisti, e quindi anche voi cari amici, se volete usufruire, vorrete usufruire degli spazi di Science, anche i lunedì sera, ora torneremo, perché domani ovviamente siamo un po', ragazzi, dove siamo qua, torneremo lunedì 8 ottobre 2012 dalle ore 22 in diretta dallo studio Afdance, che è uno studio sale prove e anche incisione, dalla provincia di Treviso, San Trovaso di Prevenzoli, provincia di Treviso, che salutiamo, e da lì torneremo dal lunedì 8 ottobre dalle ore 22, CET Set Central European Time! Perfetto, Gianluca della Saiuz Web Network, grazie per essere stato io gli do sul cielo. Assolutamente, no, però cielote no, perché come i polli, no, i polli di aia. 10, basta 10, basta 10. Grazie Gianluca della Saiuz Web Network. Noi andiamo avanti con un pezzo musicale sulle frequenze virtuali di Radio Fly Web. Bene, cari amici, l'esperienza qui da Faenza con il Super Sound, questo evento, venite con me che vi faccio vedere, davvero eccezionale per la seconda edizione. Anche quest'anno Saiuz Web Network è qui presente con grandissimo piacere ed onore a questo evento importante con grandi nomi. Abbiamo un gruppo che ci sta aspettando, adesso andiamo ad intervistare, li vogliamo anche ringraziare, questo gruppo che suona come vedete dentro il furgone, e che noi naturalmente faremo procedere da questa parte e faremo una calorosa intervista anche con loro che ci aspettano tra 2 minuti. Faremo un grandissimo evento insieme a questo gruppo che merita tutto il nostro rispetto, perché guardate che situazione fenomenale. Bene, quindi cari amici, da 5 minuti con loro, intanto andiamo a vedere il palco di Faenza della Piazza Duomo, molto importante, e noi di Saiuz Web Network vogliamo vedere con voi, seguitemi e guardate che splendore di piazza. Naturalmente tutto l'evento, tutta la manifestazione principale
sarà svolta questa sera, sarà svolta, vi piace questo italiano molto? Grazie, questa cosa verrà svolta questa sera per quanto riguarda ovviamente tutto il Super Sound da Faenza 2012, 28, 29 e 30 di settembre 2012. Guardate che splendido panorama che mostra Faenza nel suo splendore all'interno di città artistica, come la mitica Emilia sa fare il lunare, e naturalmente il parco principale del Super Sound Festival di quest'anno. Bene cari amici di Saius Web Network, siete qui con il vostro Gianluca e Luca naturalmente di Saius Web Radio e Saius Web TV in www.saiuswebradio.net, e siamo sempre al Super Sound, oggi sabato 28, se non sbaglio, 29, anzi è 29 perché era venerdì 28, sabato 29, grazie al nostro amico Dei Tao, che adesso andiamo ad intervistare, con cui faremo una gran chiacchierata. Io i nomi sapete che faccio schifo, ho già fatto la mia bella figura, e abbiamo i Tao con noi, questo gruppo che abbiamo visto anche l'anno scorso qui noi di Sai Super Network, e quest'anno abbiamo il piacere di avere come ospiti da intervistare, fare una breve chiacchierata. E guardate già la location, la situazione davvero strepitosa e devo dire brillante, che a noi ha veramente incuriosito e colpito particolarmente tanto. Bene, lascio la parola ai Tao e finalmente io sto zitto e mi levo dai piedi. Cosa possiamo dire? Allora, niente, andiamo a casa. Partiamo dalla presentazione. Io mi chiamo Pippo Baudu e faccio il presentatore di questa allegra brigata che sono i Tao. E abbiamo Tao 1 alla batteria, Alex Canella, Tao 2 al basso, Giuseppe Fiori. E cosa possiamo dire? Che siamo qui al May per il sesto anno di fila e giriamo da 5 anni l'Italia. Siamo sparati una quantità esorbitante di chilometri inquantificabile, tanti sbattimenti, tanta fatica, e un tour europeo quest'estate, che è stato il nostro primo tour davvero massacrante, di 20 giorni. Tanto importante quanto massacrante, diciamo che c'è anche qualche soddisfazione in tutto questo, non sì, è che... sicuramente, okay. Sicuramente, diciamo che le soddisfazioni ci sono state numerose, suonare in posti dove non avresti mai pensato di suonare, come ad esempio sotto la Torre Eiffel, prima, una buona mezz'ora prima di essere fermati. Che non è da tutti, infatti. No, non è da tutti effettivamente. E quindi così, insomma, magari chi ci vede suonare dentro questo pulmino può reagire come primo impatto con un sorriso e dire guarda che simpatici. Guarda questi tipi cosa hanno inventato questa settimana, invece non è una settimana ma sono 5 anni. 5 anni, accidenti, sono lunghi, sono tanti, è una fatica davvero, però si fa grande cuore, grande passione, grande voglia di portare in giro la propria musica. E qual è la tua musica? Cosa ci suoni? Cosa fai? Ma io in realtà sono un tattone. L'anno prossimo, se ci arrivo, festeggio 10 anni di... Speriamo che abbiamo successo. Ma sì, ma vediamo, ma è indispensabile. Però se ci arrivo, diciamo che dovrebbero essere 10 anni di attività musicale, con 4 album pubblicati, poi uno doppio, e insomma si potrebbe dire oggi che è una gavetta infinita. In realtà semplicemente, probabilmente oggi il discorso è che la gavetta si mescola e si confonde con il percorso artistico vero e proprio. Quello che facciamo noi non è neanche più una gavetta, è lo status attuale delle cose. Il modo migliore o il modo più efficace per portare in giro la mia musica con la mia band è di suonare per strada in un modo particolare, un modo in cui nessuno ha mai usato prima, forse negli anni 70 sì, ma oggi no. Dentro questo bus che ha attrezzato di tutto, come vedete, amplificatore, monitor, batteria, microfoni, basso, chitarra, tutti gli ammendicoli di Joseph. Cristiano nascosto là sotto, magari sì, 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 c'è sicuramente qualche agente segreto nascosto della gran cassa, e
cavi, pedali, e poi, poi abbiamo anche un cuoco che questo ti pregherei di farlo vedere, che si chiama Clay Regasuoli, ed è il nostro cuoco personale, ci fa insomma, una serie di piatti deliziosi. No, scherzi a parte, vabbè, è una bella sberla d'esperienza. Questo tour si chiama Taola Bus Experience. Ricordiamo anche il vostro sito, naturalmente, dove vi possono venire a vedere i nostri amici se interessati, certo. E dove troveranno anche tutte le varie informazioni, certo, riguardanti ai Tao, certo, e non solo. Certo. Allora, il sito è taovox.com, ovvero la voce di Tao, e ci sono i canali, c'è il canale YouTube ovviamente, che è youtube.com/taovox, la pagina Facebook, anche lì, poi cercate Taovox e vi sarà dato. E la cosa bella che sta succedendo tra le 100.000 che sono successe fortunatamente è che la nostra esperienza è, come si usa dire oggi, molto interattiva, sia dal vivo che anche sul web, perché se tu cerchi Taola Bus su YouTube ti compaiono, penso, non so, decine di pagine con video nostri ufficiali girati professionalmente, anche un sacco di video che la gente parte per la strada, esatto, qui fuori. E una delle cose più belle che ci portiamo a casa, ovviamente non va sempre bene, però una buona, una grossa percentuale di successo, se vogliamo così dire, è che la gente si affeziona. Quindi non è un successo mediato da radio, televisioni che dicono al pubblico guarda che figo sto qua, compra questo, il disco, questo qua. Va, esatto. La gente lo vede direttamente, se piacciamo ci applaude, rimane al concerto, compra i dischi, li scarta, li porta a firmare, cioè non è l'autografo che chiedi al divo, è un segno di un ricordo che ti porti a casa e che si spera quando riascolti il disco e riguardi la copertina ti fa pensare a qualcosa di genuino. E soprattutto, appunto, come dicevi, diretto, quindi non ha interlocutori o intermediari che possono canalizzare. È veramente raro, è veramente, esatto, senza filtri, ma con un feedback immediato che ti dà anche, penso, energia e benzina per andare avanti. Ecco, questo, se dicevamo, esatto, mondo è vita dura, tra l'altro, perché tra l'altro voi, anche vista la location, è una domanda un po' anche pratica di vita, cioè questo è il vostro stage, il vostro palco, il vostro live stage, sì. Ma voi girando con questo palco mobile, definiamolo così, molto particolare, originale e bello, dove vivete quando andate in giro? Questa è anche la vostra casa, no? Io passerei la palla ai miei compagni e ognuno dica la sua, insomma. Beh, generalmente lo utilizziamo per spostarci, ma poi ci fermiamo in alberghi piuttosto che casa, eccetera. Però anche l'idea di dormire qui dentro non l'ho mai provato di persona, però potrei provare qualche volta, potrebbe essere interessante. Joseph? Ma sicuramente qui abbiamo tutto quello che ci serve personale, e viaggiamo con questo mezzo, poi è logico che le accommodation sono quelle che possono essere di hotel, se no il bed and breakfast o quello che è la situazione, insomma, non siamo schizzinosi, insomma, quello che capita ci accontentiamo, no? Sì, a me è capitato di dormire diverse volte in questo pulmino, è un'esperienza psichedelica, nel vero senso della parola, perché anche quando è fermo sembra che il pulmino si muova, non chiedetemi perché, ma e non siamo tipi da assumere sostanze, tutto così. Se non quella della musica. Se non quella della musica, la più grossa sostanza esistente. Che, come dicevi prima, vi dà tanta benzina per girare, anzi quello diceva Gianluca, ma 5 anni, quanti ce ne sono ancora davanti prima di dire ok, basta, stop, fermiamoci qui? Guarda, quest'estate ero fermamente convinto che fosse arrivato il capolinea, perché 5 anni così sono massacranti. Non va dimenticata una cosa: quello che vedete è soltanto l'aspetto finale di quello che c'è dietro. Certo. Per preparare una data c'è dietro un lavoro di sbattimento, di telefonate, sì, esatto, di contrattazioni, di misunderstanding, di problematiche. E, no, si tratta di voler fare l'eroe, però quando ti smazzi determinate cose,
completamente sulla capoccia diventa poi difficile essere artista. Bravo. Cioè, e allora è un casino, allora ti viene voglia di dire ma sinceramente chi me lo fa fare di fare una roba del genere quando vado a esaurirmi. Però poi le cose vanno viste sempre nella giusta prospettiva e finché questa cosa, diciamo, ci dà energia, ci dà delle buone sensazioni, ci troviamo bene tra di noi, perché poi l'ingrediente segreto è l'amalgama che c'è, perché se non ci trovassimo bene come persone, insomma, non so quanto durerebbe una cosa così. Però ecco, i feedback sono importantissimi. Tu dicevi una cosa sacrosanta, senza filtri è un'esperienza molto forte, lo è in positivo, lo è in negativo, perché quando c'è la medaglia, esatto, cioè abbiamo fatto due date, la prima è stata una figata cosmica, gente presa bene per strada che addirittura faceva i cori sulle nostre canzoni che non ha mai sentito prima, si metteva a pogare, cioè, ma una cosa bellissima. La data che abbiamo fatto ieri passava ogni voglia, cioè, davanti c'è gente che ci guardava come se fossimo marziani, ed è stata una sensazione terribile perché non c'erano filtri, quindi non c'era niente a proteggerci, nel bene e nel male, nel bene e nel male, quindi è un'avventura che deve essere presa così e va portata avanti così. Bene, noi vi ringraziamo per averci dedicato il vostro tempo, che naturalmente questa chiacchierata verrà poi fondata su www.saiusradio.net per i nostri amici web radioascoltatori e web telespettatori. Siamo anche orgogliosi di questa cosa perché sì, non capita tutti i giorni di intervistare un gruppo come voi, esatto. Infatti non ho visto, non, anzi non ne ho visti. Infatti raccontavo a Gianluca l'anno scorso che avevo visto in fondo alla piazza. Mi sarebbe piaciuto intervistarvi, ma eravate in mezzo al concerto, vabbè, dai, un casino, quindi che vado lì con dico. Però quest'anno sono soddisfatto di essere riuscito a incrociare. Quindi lunga vita ai Tao, che noi supportiamo. E divulgheremo la voce. Lunga vita a Rock. Bene ragazzi, è stato un piacere. Grazie di cuore. Grazie veramente a voi, tanti auguri. Ciao. Ciao. Grazie a voi. C'è una cosa, un'ultima persona, a dire la verità. Che fa parte dell'equipe, in realtà ci sono più persone, però questo mezzo funziona grazie a un fonico che nella fattispecie è anche colui che guida il pulmino, che nel nostro caso è, lo vado a chiamare, un ragazzo, esatto, che si è nascosto. Gib, adesso lo chiamiamo il fonico barra autista barra chissà quante altre cose, esatto, è un po' factotum ed è fondamentale perché è il nostro ingegnere del suono, lui è il nostro Alberto Frattini, detto Gypsy o Jim, e lui è il re del suono gitano, perché noi siamo un po' gitani, siamo tutti, sì, bello. O gitavo. E quindi no, il quarto uomo è fondamentale perché questa cosa non può funzionare senza, quindi va detto. E quindi rock and roll. Viva rock. Gianluca, presente, dai. Signori, i Tao per noi live on bus, i Tao che abbiamo intervistato, con cui abbiamo chiacchierato prima, li vedete live over there on my right, da Faenza Super Sound 2012. Yeah.
presentazioni le facciamo ugualmente. Quello che vedete è un tour che esiste da ben 5 anni. Il tour si chiama Tao Love Bus Experience, un nome lunghissimo che si fa presto a scomporre. Tao sono io, il Love Bus è questo pulmino psichedelico dell'amore del rock and roll, e la parola experience vuol dire esperienza, perché suonare, arrivare in una piazza e vedere succedere una cosa così è davvero una grande esperienza per noi, speriamo sia anche per voi. C'è una canzone che mi porto dietro fino a quando ero bambino.